signore e signori, Maurizio Crozza. Ciao ragazzi, ciao fratelli, Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Grazie. Questo che avete visto è tutto il sessismo minuto per minuto. Ma questo non è sessismo, questo è... Scusate, potrei rivolgermi direttamente alle sorelle in sala? Scusate ragazze, cosa ci state a fare ancora qui? Andatevene, lasciateci da soli noi maschi, che noi stiamo bene fra di noi, con i peli sotto le ascelle, no? La canottiera, con le nostre arie, no? I nostri riti cavernicoli, da cavernicoli, no? Minchia, ci mancano solo le barbe lunghe fino qua e le tonache e poi facciamo impallidire i talebani. Solo che a differenza dei talebani, invece del Corano, noi ci mettiamo davanti alla tele a guardare la partita. Noi siamo più telebani. Ci mandiamo l'albar! Dite che esagero, eh? Ma non siamo così distanti, ragazzi. Basta fare un saltino in quella splendida città che è Verona, che oggi si è aperto il 13° congresso mondiale delle famiglie, no? È l'evento dell'anno, dell'anno 1400, però è sempre un evento. Verranno relatori da tutto il mondo, organizzato da un'associazione bellissima che riunisce i nazionalisti ortodossi russi, i conservatori evangelici americani e gli integralisti ultracattolici italiani. Doveva partecipare anche l'ISIS, ma poi hanno trovato il programma del congresso un po' troppo da fanatici e così... No, perché a Verona sono contro i gay, contro il divorzio, contro l'aborto, contro la pillola, contro il sesso prima del matrimonio e tendenzialmente anche dopo, a meno che tu non voglia fare ogni volta dei figli. Trombata figlio, trombata figlio, trombata figlio, trombata figlio. Alla quarta hai la casa piena di marmocchi che urlano e poi ti fai l'amante, è inevitabile. Insomma, l'immagine di una società che esce da Verona è quella composta da una famiglia dove la donna è in una stanza che allatta e l'uomo è nell'altra che chatta. Oh, intendiamoci, questo non è un congresso soltanto contro, perché si dicono anche un sacco di cose pro. Pro vita, pro family, pro life e pro figli. Mancano solo pro fiterol e pro filattici. I primi perché fanno venire la pancia, i secondi perché non la fanno venire la pancia. Tra l'altro, ora che ci penso, ma perché fanno questo congresso a Verona, che è la città di Romeo e Giulietta? Ma scusa, tu mi fai il congresso delle famiglie nella città dei Montecchi e dei Capuletti? Due famiglie che si sterminavano perché quei due non facessero una famiglia, cazzo. È come fare il congresso degli astemi a Montalcino, no? Cioè, in realtà hanno scelto Verona perché lì c'è un sindaco molto illuminato, Federico Sboarina. Calmi. 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 Piacere, Federico. Si chiama Sboarina solo per fare figli, se no si chiamerebbe Federico Castradin. Allora Sboarina, si chiama così ragazzi, non mi rompete le balle, Sboarina è così illuminato che ha appena deciso di dedicare una via ad Almirante, lo storico leader missino. Verona, una via dedicata a Giorgio Almirante. Ecco, se Shakespeare avesse saputo che a Verona un giorno ci sarebbe stata una via dedicata ad Almirante, piuttosto avrebbe ambientato Romeo e Giulietta a Scampia.
Devo dire che sulle teorie di Verona si è sollevata una protesta molto indignata, almeno chi vive in questo secolo un po' si è ribellato. Le femministe hanno lanciato una contromanifestazione, la CGIL ha parlato di clima oscurantista e persino Don Ciotti ha definito il congresso una vergogna. Minimo una vergogna, perché un congresso dove si nega il femminicidio come minimo è una vergogna. Anche i 5 Stelle lo dicono, no? Famiglia e scontro sul congresso di Verona, mentre i 5 Stelle lì negazionisti, femminicidio. Ma scusate, come si fa a negare il femminicidio? Cioè, tu credi in Dio, che a quanto mi risulta non si fa più vedere sulla Terra da almeno 2000 anni, e invece neghi una cosa che in Italia accade ogni 72 ore. Violenza sulle donne in Italia è una vittima ogni 72 ore. Scusate, sarà un limite mio, ma io quelli di Verona non li capisco. Cioè, per loro la violenza sulle donne non è un aggravante, però è gravissimo essere gay e voler formare delle coppie di fatto. Dicono che amano la famiglia, ma solo quella loro, gli altri non devono averla. Ora, io vorrei fare una domanda agli amici ultra di Verona. Ma scusate, amici, ma voi, chi ve le tocca le vostre famiglie? Volete sposarvi e fare un figlio all'anno? Fantastici, ottimo, felicitazioni. Ma perché volete anche decidere sulle famiglie degli altri? E poi perché vi danno tanto fastidio i gay? Avete paura che vi tocchino il culo di nascosto mentre fate i biscotti in casa? Cioè, non capisco. Persino il Papa ha toni più morbidi. Papa Francesco a un omosessuale: Dio ti ha creato così e ti ama come sei. Anche il capo della Chiesa ha notato che a Verona sta dilagando il germe del Medioevo. Scusate, a proposito di germi e Medioevo, non so se l'avete visto, questa settimana il Papa a Loreto, i fedeli si avvicinavano per baciargli l'anello e lui sfilava la mano come al gioco dello schiaffo, sai? Ce lo guardiamo un attimo insieme, perché è ipnotico. Me lo fai vedere, scusa. Guarda, ecco, buonasera, sai, c'è una cosa. Ecco, non baciarmi la mano, togli la mano, alzalo un po', ecco. Sì, sì, è importante che non mi... Io ti tengo d'occhio, appena mi... Ecco, via, attenzione, non mi baciare, non mi toccare. Ecco, via, via la mano. Ecco, vattene, togliti anche... Via, non mi baciare. Ecco, oh, sto qua. Sì, una cosa, io vi voglio bene, basta che non me va. E allora, attento cosa, sì, l'amica tua com'è? E anche tu, allora te sei una... E via, e basta, e che vita, e che sì, e via, e qua, e non me toccare, attento, alzate, togliti, bene, via la mano, non me toccare. Attento, cosa mi fai te che sei brutto? Togli, spostate, attento te, che belli che siete. Ecco, questi due stanno per toccare, non me la toccate la mano, non mi baciate, bravi così. No, ma io mi sono chiesto perché fa così, no? Dunque, qualcuno all'inizio si è spinto a dire che lo farebbe per abbandonare l'usanza medievale del bacio dell'anello, no? Però lì, se fosse così, no, invece di fare ste scene direbbe: scusate ragazzi, venite qua, abbracciamoci, non baciate sto cazzo d'anello, butto via, mi metto la tuta, ci diamo un abbraccio così, fra amici, no? Poi invece il portavoce del Vaticano ieri ha detto che si tratta di una questione di igiene. Papa ha svelato il mistero del baciamano, il motivo è molto semplice: igiene. Igiene. Ha paura dei germi. Il Papa. Micchia, ma Gesù, quando abbracciava i lebbrosi, non si portava mica dietro la mucchina, cioè, no. Scusate, era una mia digressione. Non c'entra niente con la famiglia, è solo che sono 3 giorni che non smetto di guardare il Papa che fa il DJ. Attento, così. Comunque, fratelli e sorelle, di fronte ai fondamentalisti di Verona, non disperate, perché il nostro è uno Stato laico,
il nostro governo non dorme. No, no, figurati, se dorme, si sono tutti alzati presto per andarci, cazzo. Integralisti a Verona benedetti dal governo. Eccolo qua, lui è Lorenzo Fontana, veronese doc, eminenza grigia del congresso, nonché imperdibile ministro della famiglia. Contrariamente agli altri, Fontana sui gay ha una posizione molto più aperta. Lorenzo Fontana, le famiglie gay non esistono, non esistono, boh. Problema gay è problema risolto. Per Fontana le coppie gay sono come il mostro di Loch Ness, no? Se ne parla da anni, ma sono una leggenda che serve solo per alimentare il turismo a Mykonos. Ora, però ragazzi, c'è un motivo. Perché lui è un integralista tutto d'un pezzo, si è anche sposato col rito tridentino, che non è un rito con tre Renzi. Tridentino, no. È quello degli ultracattolici che si rifanno al Concilio di Trento del XVI secolo, con la messa in latino. Ecco, il matrimonio tridentino è praticamente uguale a quello classico, solo che alla fine della cerimonia, invece che lanciare del riso agli sposi, si lanciano delle pietre agli invitati gay. Ma così, per buon augurio, eh. Ma Fontana non è solo un sincero difensore della fede, a suo modo è anche teologo, cioè difende la Bibbia, ma ha fatto anche una reinterpretazione molto interessante del Vangelo secondo Matteo, non evangelista, quell'altro Matteo, sovranista. Ce lo vediamo un attimo, Fontana, insieme, perché sentite la sua lettura originale di Ama il prossimo tuo. Me lo fate vedere? Scusa. Si dicono che siamo cattivi cristiani, ho visto Vade Retro Salvini, no? Qualche giornale famoso come Vini, sì, come se fosse il demonio. Però, secondo me, bisognerebbe anche guardare un po' il catechismo, no? Cioè? Perché sono due passaggi che secondo me sono da tenere. Quali? Conto. Ama il prossimo tuo. Ah. Ama il prossimo tuo. Sì? Quello nella tua prossimità. Prima di tutto cerchiamo di far star bene le nostre comunità. È quello vicino a te. E il prossimo mio, quello che mi sta vicino. Se il prossimo è un negro, quello più vicino, quell'altro, tu, andale. Il prossimo, se stai a 200 metri, se stai, tutti che sei il mio prossimo, se no, avanti il prossimo. E ora, secondo voi, con queste premesse, a Verona poteva mai mancare lui? L'annuncio di Salvini sabato sera sarà il congresso mondiale della famiglia a Verona. Matteo Salvini è la guest star, no? Guardalo lì, si è già vestito da prete, perché lui, sai, anzi da esorcista, esci da questo porto. Però, io sono curioso di sentire il suo discorso, perché le premesse non sono male, eh? Verona, congresso delle famiglie, Salvini, dirò le parole del Papa. Dirò le parole del Papa. Ma quale Papa? Bonifacio VIII? No, perché io dubito che voglia dire queste parole di questo Papa qui, no? Mi fai vedere il Papa, accogliamo gli immigrati a braccia aperte. Regia, si legge la spilletta? Sì, apriamo i porti. Giuro che non gliel'abbiamo aggiunta con Photoshop, è proprio originale, c'è scritto apriamo i porti. Ecco Salvini, se citi le parole del Papa non è che puoi fare una selezione, una playlist tutta tua delle parole che ti convengono, no? Lui ha detto accogliamoli a braccia aperte. Certo, poi lo voglio vedere come non riesce a farsi baciare la mano da migliaia di migranti. Ci va coi guanti da forno, perché... Perché se non ci va coi guanti da forno, minchia, con migliaia di migranti che cercano di baciarti la mano, gli viene un fisico alla Roberto Bolle. Cioè, fatto sta che quest'uomo qui domani andrà a parlare di famiglia tradizionale. Scusate, ma cosa cavolo ne sa Salvini della famiglia tradizionale? Quando ce l'ha mai avuta una famiglia tradizionale, Salvini? Ha avuto un figlio dalla moglie, poi ha divorziato. Ha avuto una figlia da un'altra donna. Poi è partita la telenovela infinita con Esoardi e adesso sta con la figlia di Dennis Verdini, che ha 20 anni meno di lui, che come famiglia non suona tanto tradizionale, no? Salvini, prima uscita pubblica con Federica Verdini, insieme a vedere Dumbo. Che tene, sono andato a vedere Dumbo. Sono andata a vedere Dumbo. Lei deve essere proprio innamorata, cazzo, perché ha scelto un film che poteva capire anche lui. Cioè, io... No! No, ma no!
secondo me la storia del piccolo elefantino a Salvini è piaciuta. Pensateci, perché Dumbo viene dall'Africa, all'inizio viene discriminato perché è diverso, poi fa qualcosa di eccezionale e allora diventa l'idolo di tutti. Praticamente la stessa vicenda di Rami, no? Il ragazzino eroe dell'autobus incendiato a Milano, no? Infatti appena uscito dal cinema con le lacrime agli occhi, Salvini ha voluto incontrare il ragazzo per dargli la cittadinanza, no? Ecco, gliela dà, ma solo se dimostra di saper volare con le orecchie come Dumbo. Però No, dai. Vabbè, se volete fare la prova. No, è che... No, si deve essere commosso davvero il capitano. Salvini, sia cittadinanza Rami, è come mio figlio. Pensa a sto ragazzino che settimana di merda che ha avuto, perché prima lo rapisce un pazzo che dà fuoco all'autobus e poi c'è un altro pazzo che gli dice che è suo figlio. Comunque, io ho l'impressione che in Salvini qualcosa stia cambiando, in Salvini qualcosa sta cambiando obiettivamente. Non so, sono piccoli dettagli, non so come dirvi. Ha smesso di travestirsi da guardia giurata, cita il Papa, regala cittadinanze, adotta piccoli egiziani. Si sta addolcendo, no? E se la piccola Verdini lo stesse cambiando davvero, eh? Sarebbe una nuova trama per la Disney, tipo La Bella e la Bestia, dove la Bella però è la figlia di un'altra bestia. Cioè, guarda che bel quadretto di famiglia. Ecco, la classica famiglia tradizionale con la condizionale. Ora, tu pensa che genio del male che è Denis Verdini, perché prima era il braccio destro di Berlusconi, poi è diventato il miglior amico di Renzi e adesso mi diventa il suocero di Salvini. Pur di contare qualcosa in politica, cazzo, il prossimo passo sarà donare le corna a Zingaretti. Io non so quanto durerà la love story, però se questo amore servisse a rendere Salvini un po' più umano, io cosa vi devo dire? Forza Verdini, minchia. Pensavo di non doverlo mai dire nella vita, invece l'ho detto. Comunque, cosa non farebbe un uomo per la figlia di Verdini? Tira più un pelo di figlia che un carroccio di buoi. E adesso io vi faccio Salvini, Andrea. Lo faccio? No, non adesso. Non lo faccio. Sono anziano, anch'io come fra poco, ragazzi. Sono tutti. Ci fosse un comico di 20 anni che viene qua a fare questa cosa.